Da quest'anno scolastico il decreto scuola ha cancellato il voto numerico come giudizio certificativo, quindi nella pagella. E questo cambia completamente la metodologia che prima era basata sulle verifiche che andavano a conteggiare quante nozioni un bambino era riuscito ad apprendere o le cose che ricordava di quanto l'insegnante aveva fatto la mattina. La proposta che ha fatto l'MCE in Italia, tra l'altro un movimento di cooperazione educativa il più grande che c'è in Italia, che nasce proprio nella nostra zona, insieme a tantissime associazioni, sindacati, eccetera, e a chi vuole una scuola formativa, è stata quella di eliminare il voto numerico sostituendolo con un piano metodologico e pedagogico molto più approfondito. Togliere il voto non significa togliere la valutazione, significa dare alla valutazione una connotazione diversa ed esprimersi attraverso le parole, esprimere quello che il bambino riesce a fare. Ogni bambino è in grado di fare qualcosa nel percorso e di raggiungere dei risultati. Quei risultati devono essere resi noti. Attraverso le sue conquiste lui riuscirà a migliorare quello in cui fa più fatica. Con un numero non si riesce a chiarire la complessità dell'educazione. Ora, comunque c'è un rientro in presenza, ma che porta dei comportamenti particolari, distanziamento difficili da recepire a quell'età. E certo, e lì entra in gioco la grande capacità dei nostri insegnanti, perché noi dobbiamo comunque pensare che il bambino subisca molto di più dell'adulto, perché non è ragionevole per lui la situazione che sta vivendo, e soprattutto quando è fuori dalla concezione naturale dello stare insieme che lui vive, la dimensione del gioco, e questo distanziamento impone una grandissima frattura fra lui e la realtà che non è concepibile con gli occhi di un bambino. Ora, queste le strutture che noi abbiamo nelle scuole di oggi sembrano quasi più delle carceri, ma non lo saranno perché i maestri sanno bene come fare, sanno come spiegare ai bambini la situazione, sapranno come stare vicino loro anche se non lo sono fisicamente.